La prima del 2020 per il Lecco di Mister D'Agostino è un pareggio in terra piemontese contro la Pro Vercelli. Finisce 1-1. Lecco ha grandi recriminazioni, ma lancio di Malgrati. Sono passati soltanto 7 minuti. Pastore, il movimento in verticale sulla sinistra, dentro il pallone per Capogna, che di testa porta in vantaggio la squadra bruceleste. 7 minuti, Lecco è già avanti. Il primo gol del 2020, il secondo in campionato di Riccardo Capogna. Rivediamo. Splendida la giocata di Pastore su un lancio meraviglioso di Malgrati, un'intuizione che coglie impreparata la difesa, e poi Capogna fa il gol. Punizione per la Pro Vercelli, Safaricas respinge, non ce la fa ad approfittarne la Pro Vercelli. Qui si ostacolano Rosso e un compagno. Ancora i padroni di casa, il calcio d'angolo battuto da Rosso, non c'è nessuno che riesce a colpire, ma c'è però il fallo, l'ingenuità di Procopio che aggancia l'avversario, e c'è il calcio di rigore netto per la Pro Vercelli. Rivediamo il fallo, che appare abbastanza evidente, di Procopio. L'arbitro è ben piazzato, indica subito il dischetto. Dagli 11 metri va Rosso, che calcia forte, Safaricas intuisce ma non può nulla. Sulla propria sinistra si tuffa il portierone greco dell'Ecco, ma non può raccogliere il pallone. La Pro Vercelli pareggia, sono trascorsi 43 minuti di questo primo tempo, nel primo match ufficiale del 2020, seconda di ritorno, dopo il rinvio della prima giornata. Nella ripresa il Lecco, Moleri apre sulla destra, colpito Carissoni da un'entrata assassina di Quagliata, che si rende subito conto della gravità del fallo commesso. Il direttore di gara non ha dubbi e gli sventola in faccia il cartellino rosso. La Pro Vercelli finisce in 10 al 57esimo, ci sono ancora 30 minuti abbondanti più recupero da giocare. Qui veramente fallo bruttissimo e pericoloso, Carissoni infatti sarà costretto a uscire, entra Giudici, Lecco ci crede, Strambelli batte la punizione, che filtra la parata però di Saro senza troppi affanni. Con l'uomo in più il Lecco stringe nella propria area di rigore, nella propria tre quarti, la Pro Vercelli, palla dentro per Giudici che la mette dentro, Capogna non riesce a dare forza al piattone, Saro se la ritrova tra i guantoni, anche qui senza troppo affanno, spinge Giudici sulla destra. La sterzata sul mancino, dentro l'ottimo pallone per il calcio di Danna, e ancora una volta se la cava il portiere della Pro Vercelli. 90esimo, Lecco sempre avanti, proiettato alla ricerca del gol che varrebbe 3 punti. Strambelli da dentro, un buon pallone per Giudici, di prima intenzione il cross, il colpo di testa, e non riesce Lecco neanche in questo caso a segnare il gol della vittoria. C'è ancora spazio però al 94esimo, sempre per Giudici, molto propositivo lì sulla destra, dentro il pallone che sfila, non riescono a calciare per ben 2 volte, prima Pastore, poi nessuno dei giocatori dell'Ecco riesce a ribatterla dentro. E allora siamo al 95esimo, ancora una volta il pallone a sinistra, Strambelli cerca di inventare con il suo mancino, dentro il pallone per il colpo di testa di Falchi, finisce anche senza maglietta, si lamentano, e poi c'è la parata di Saro, ma attenzione perché si avvicina Moleri che spinge l'avversario che finisce a terra, e qui c'è l'espulsione per Moleri, sarebbe il secondo giallo, ma arriva per il fallo la reazione su Bani, direttamente il rosso che lascia, ma ormai è partita finita, il Lecco in 10 uomini. E finisce dunque così, non ci sarà più tempo per la squadra bluceleste per cercare di portare un ultimo assalto verso la porta di Saro. Finisce 1-1 e Lecco ha sicuramente delle recriminazioni da fare, perché con 40 minuti giocati, con la superiorità numerica, sarebbero stati 3 punti importantissimi. Il tempo per provare a vincerla ci sarebbe stato e c'è stato.